Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Oggi vi mostrerò la mia night routine, quindi la mia routine serale, in una giornata in cui lavoro da casa e c'è ancora il lockdown, quindi non posso uscire la sera. In realtà in settimana normalmente non esco molto la sera, però a volte vado a fare una passeggiata o a prendere qualcosa da bere con un'amica. Ma in questo periodo la mia night routine si svolge interamente a casa, anche perché è ancora inverno, fa freddo e quindi cerco di uscire magari nella pausa pranzo, ma non molto alla sera. For too long, I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Normalmente finisco di lavorare intorno alle 17 e dalle 17 alle 19 mi dedico ad alcune attività produttive, tra cui lo studio, la preparazione dei contenuti di YouTube, oppure seguo alcuni corsi online, o comunque mi dedico alla produttività, allo studio, e quando possibile cerco sempre di non sforare con le ore di lavoro in modo da potermi proprio riservare questo tempo per il perseguimento dei miei obiettivi. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? Verso le 19 inizio a preparare la cena quando cucino io, altre volte invece cucina il mio fidanzato, e questa sera sto preparando un curry di pesce. Mentre cucino o mentre faccio qualunque lavoro di casa, ascolto sempre un audiolibro oppure un podcast. Fare ciò mi fa apprezzare maggiormente il tempo che devo dedicare alle faccende di casa e se pensate di non avere molto tempo per leggere o per ascoltare podcast, vi consiglio davvero di provare a farlo mentre siete obbligati a fare altro. Se la preparazione della cena prevede cotture più lunghe oppure altri tempi di attesa, di solito mi siedo sul divano e leggo un libro. Dopo cena mi dedico immediatamente alla cura dei denti con spazzolino, filo interdentale, scovolino, quanto necessario, e poi alla mia skincare. Finito di fare ciò, mi rilasso un po' con il mio fidanzato, di solito guardiamo qualche video su YouTube oppure un film, dipende un po' da quanto tempo abbiamo. Poi
poi utilizzo 20 minuti o mezz'ora per la mia spaced repetition routine per i verbi danesi. Ho ripreso a studiare danese e ho una lunghissima lista di verbi da studiare e quindi ogni giorno ne studio alcuni e secondo la spaced repetition routine ripeto quelli che ho studiato in precedenza. Alle 21.30, dopo essermi fatta una buona camomilla che mi porto vicino al letto, inizio a leggere, leggo per circa un'ora. Prima leggo un libro fiction, quindi un romanzo, e adesso sto leggendo Storia di un nuovo cognome di Elena Ferrante, il secondo libro dell'amica geniale. E dopo aver letto un bel po' di un romanzo, passo a qualche pagina di non fiction. Di non fiction in questo momento sto leggendo Spark, del quale vi parlerò poi in un altro video. Spero che questo video vi sia piaciuto, seguitemi su Instagram per vedere cosa faccio in tempo reale, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Io vi auguro una buona domenica, vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.